Amici carissimi di Auto Occasioni, ben ritrovati e oggi vi facciamo davvero un regalo speciale. Quando ci sono le manifestazioni migliori, naturalmente non possiamo mancare noi e non può mancare MotoStyle. Ciao Enrico! Ciao cara, sì, questo è stato il mio mondo ed è il mio mondo da 40 e passa anni e quindi ho voluto portare i nostri clienti qua. E il tuo mondo da campione? Sì, raccontaci! Sì, questa gara qua l'ho vinta per 2 anni. Consecutivi, ma ormai sono passati 7 anni dall'ultima edizione che ho vinto. Meraviglioso, perché siamo alla manifestazione Transborgaro, pensate che è la 41esima edizione e oggi è una giornata totalmente speciale perché la manifestazione è iniziata ieri, ma oggi dico che è speciale perché oggi possono gareggiare solamente coloro che hanno un titolo italiano o mondiale. Sì, sì, praticamente sono radunati campioni americani, campioni italiani. Noi abbiamo qua Guarneri, ma c'è anche Chicco Chiodi, 2 volte campione del mondo. E, insomma, è veramente un evento particolare. L'anno scorso ha fatto 12.000 spettatori, quest'anno ce ne aspettiamo 15.000. Meraviglioso, ed è un evento che tu in qualche modo domini, perché abbiamo anche 2 stand pazzeschi, grandissimi, perché adesso ci vedete nel reparto Fantic con queste splendide ragazze che io presenterei, se tu sei d'accordo. Sì, certo. Giulia. Letizia. Nicole. Siamo nello stand Fantic e davanti a noi abbiamo invece lo stand Kawasaki, quindi sì. Per questo posso dire che dominiamo la manifestazione. Sì, sì, dei 12 marchi nostri che abbiamo nella concessionaria ufficiale, che tra l'altro invitiamo anche i nostri clienti e amici, a febbraio faremo l'inaugurazione della concessionaria vera e propria, siamo già lì nella nuova concessionaria Rosta, Corso Monceniso 48, ma a febbraio faremo l'inaugurazione, lì ci saranno anche i piloti della MotoGP, Pole Espargaró e Vinales. E i nostri amici naturalmente sono tutti invitati perché noi non mancheremo con le telecamere, giusto? Certo. Fantastico. Ci sarete sicuramente. La giornata pullula davvero di campioni, noi siamo nello stand Kawasaki, abbiamo il campione numero 1, che peraltro ha un nome difficilissimo che farei dire a lui naturalmente. Can you please tell your name? Because it's so difficult. I know, Kurt Ljungqvist, it's my name, I come from Finland, but I have a Swedish name. Quindi ci sta raccontando che lui arriva dalla Finlandia ma ha un nome svedese. So today you are a very big champion, what about your emotions? Oh, this is a really fun event. I like to be here because the people around here has been really, really nice inviting me here, and the service is excellent. I mean, it's same like in the for 40 years ago when I was a professional, so it's very similar to that time. Quindi ha detto una cosa carinissima, perché ha detto che intanto gli ho chiesto quali emozioni provasse e lui mi ha detto che oggi davvero pensa di divertirsi moltissimo e di far divertire voi. E ci racconta che è felice di essere stato invitato perché la gente qui è carinissimo e lo fa sentire come 4 anni fa la sua ultima grande competizione. Campioni anche nel reparto Fantic. Enrico, oggi veramente tu qui successone. Sì, sì, abbiamo fatto uno sfacelo, come si dice, Kawasaki, Fantic, poi un grande campione, anzi un'icona del motocross. Un'icona, perché siamo qui con Paolo Caramel. Vorrei farvi vedere anche sabato su questa splendida moto. Ciao Paolo. Ciao a tutti. Campione anni 80, oggi gareggerà in questa sezione, che ha partecipato, io prima gli chiedevo, a quali mondiali? Tu mi hai risposto? Tutti, ho fatti tutti, c'è il 5, il 250 e il 500, perché comunque diciamo quando esordisci nel mondiale normalmente ti fanno fare le categorie diciamo più basse, non tanto per quanto riguarda la, diciamo, l'età e tutto, ma è proprio per le cilindrate più leggere, perché sei un ragazzino, magari poi cominci con le cilindrate piccole e poi cominci a crescere, vai a trovare la tua vena, diciamo. Io la mia vena l'ho tanto nella 250, ho fatto più volte il mondiale 250 con dei discreti risultati. Discreti risultati perché sei modesto, ma io so che tu hai gareggiato anche con Enrico. Certo, sia in motocross che in supermotard, e tante volte mi suonava anche. Quindi io sono in mezzo a 2 campioni. Abbiamo battagliato tanto, però è un onore adesso averlo qua nel mio team a correre qua alla Transborgaro, perché è proprio un campione.
edizioni Fantic, perché Enrico non si ferma mai, continua a stupirci, e stiamo con Davide Guarneri. Ciao Davide. Ciao, ciao a tutti, ciao ragazzi. Allora, io stavo chiacchierando con lui, perché chiaramente qua si chiacchiera anche, e ci stavi raccontando che hai iniziato a vincere giovanissimo. Ma sì, diciamo che tutti i campioni che sono qua oggi hanno iniziato presto ad andare in moto, e un po' per bravura, un po' anche per lavoro, siamo riusciti a iniziare dalle categorie minori con delle vittorie che ci hanno portato più avanti. Questa è stata una carriera mia come tanti altri, se vogliamo dirla tutta, come ti dicevo prima, io ho più perso che vinto, però è un po' la parte, è un po' il gioco dello sport. Ma un consiglio da campione: qual è il punto più importante quando si parte in mezzo, non perdere la concentrazione alla fine? Tu che cosa suggerisci ai nostri amici che hanno voglia di vincere? Allora, se si parla di livelli minori, è di divertirsi e non perdere mai l'ottica del divertimento. Se si parla di livelli più avanzati, di essere metodologici nella preparazione per evitare le variabili. Adesso scappo che parte. Assolutamente, grazie. Ma comunque abbiamo avuto una grandissima conferma del valore dei nostri motori. Grandi risultati oggi a Trasborgaro, veramente una bella gara. Sì, ci siamo veramente divertiti, mi raccomando, il prossimo anno venite con noi, ma nel frattempo estendiamo l'invito per qualcos'altro, perché sta per succedere qualcosa di meraviglioso, perché MotoStyle continua a stupirci con MotoStyle 4. Sì, è la quarta struttura che faccio, quindi sono 35 anni di storia. E a febbraio facciamo l'inaugurazione con i piloti, oltre che del motocross come oggi, anche della velocità, quindi avremo i piloti ufficiali Aprilia, Vinales ed Espargarò, che saranno con noi all'inaugurazione. A Rosta. A Rosta, Corso Moncenisio, passano le moto, ma... Vabbè, bello è anche questo. Non posso dire che non amo le moto, quindi se passano devo... È come una musica, possiamo dire. È una sinfonia, è una sinfonia. E quindi vi invito tutti, io e tutte le ragazze che sono qua, a febbraio, Corso Moncenisio 48 a Rosta, nella nuova concessionaria, che è piccolina, è 4000 metri quadri. Ma certo, perché tu non fai mai le cose in grande, no. Sempre le cose assolutamente in maniera inosservata. Molto bene, ci saremo anche noi, è vero? Assolutamente sì, vi aspettiamo. Vi aspettiamo. Vi aspettiamo all'inaugurazione. Bene, a questo punto noi continuiamo a goderci tutto ciò che ancora ci si può godere, anche perché abbiamo anche un'area hospitality qua, no? Sì, certamente, proprio area hospitality per mangiare e appunto tutto il servizio completo per i nostri clienti. Come sempre, possiamo dire, ti distingui qui come nelle tue concessionarie. Per il momento vi salutiamo, vi mandiamo un saluto carissimo, naturalmente da parte di MotoStyle, di Auto Occasioni, di Enrico, di Federica e di tutte le nostre ciao, ragazze. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao.